Sicuramente giochiamo d'attacco qui alla Manna d'Oro. Giochiamo d'attacco perché la Manna d'Oro è un luogo che non si possono aprire, non può essere aperto per tutte le mostre. Serve qualità, servono caratteristiche specifiche per entrare in questo contesto e l'arte non dico che deve essere fatta apposta, ma si deve in qualche modo fondere con queste mura, perché altrimenti non ha nessun senso. Infatti la Manna d'Oro, quindi il battistero del Duomo di Spoleto, non è stato aperto a tutte le mostre di Art Fair. Avremmo voluto fosse così, ma in realtà è stato aperto per la pittura di quattro artisti. Uno di questi ha iniziato, l'altro ha terminato, nel segno della spiritualità, Spoleto International Art Fair. Perché la spiritualità è il viaggio più importante dentro se stessi, perché per spiritualità non si intende solo ed esclusivamente l'adesione ad una religione, a un credo, ad una disciplina, ma per spiritualità si intende in realtà il confrontarsi con un mondo diverso, con un mondo che può essere superiore. Non è facile come tema. Fra l'altro ci sono le campane che in qualche modo favoriscono ciò che dico. Sembra quasi un segnale che viene dall'alto. Quindi saluto Spoleto International Art Fair e la chiudo con questo evento, ancora con queste campane che penso che creino in me e negli spettatori numerosi un senso di gioia, di festa e di celebrazione. E lo chiudo con un artista con il quale abbiamo preparato con molto scrupolo. In una Milano invernale anche un po' fredda, per poi arrivare in questo fine estate, inizio d'autunno, quasi un equinozio, quasi un equinozio. Qui a Spoleto, un lavoro fatto con molta attenzione entro quattro progettazioni, un'ultima fatta ieri qui, completamente rivoluzionata. La persona che ha fatto questa mostra ha creato il miglior allestimento di tutta la manifestazione di Spoleto International Art Fair. Ha messo le opere in maniera totalmente sorprendente, che è entrato, dice, teatrale, io dico veramente ha creato un'arte a tre dimensioni. Quindi ha creato la miglior suggestione e la migliore emozione in fase di allestimento. Non solo che si potesse creare, penso, perché io stesso ieri ero qui, ma veramente dell'intera rassegna. Ha portato il senso della spiritualità, ha creato il viaggio dentro di sé, che è il viaggio che ha dei perimetri in realtà infiniti, un viaggio che è metagiografico per essere in realtà umano il più possibile. Davide Foschi. La narrativa e il pensiero di Davide Foschi si è concretizzato in delle immagini. E qui vorrei parlare di tre cose su Davide Foschi. Prima parlo delle opere. All'interno della Manna d'Oro sarà visibile fino ad ottobre, saranno visibili non solo Madonna col bambino, cui dedicheremo una spiegazione a parte, ma saranno visibili anche l'Io ti proteggo. L'Io ti proteggo è un simbolo preciso della spiritualità. C'è un'entità superiore che riesce a seguire in maniera amorevole e a creare un qualche cosa che non si nota, ma che è un legame più forte dell'acciaio. L'Io ti proteggo, che è un Io ti proteggo nel bosco, con più vegetazioni diverse, un Io ti proteggo che incontra città urbane, un io ti proteggo che al di là delle geografie riesce ad andare nelle metageografie, cioè in immagini e in centri urbani della creatività, della fantasia più totale, in centri urbani del sogno, ma un sogno più concreto della realtà. E poi il tema del viaggio. Questa mostra si chiama Viaggio nella spiritualità, un titolo che sembra retorico e scontato, in realtà è il titolo più impegnativo Davide e Luca che si potesse dare a tutto questo. Se noi ci pensiamo, il viaggio della vita si incrocia col viaggio della spiritualità, ma forse è proprio il viaggio della spiritualità che include il viaggio della vita, per un prima e per un dopo, per un continuum, a seconda di ciò che pensiamo e sentiamo nel nostro cuore.
E c'è un bellissimo quadro del viaggio. Io ho avuto la possibilità di vedere nello studio milanese di Davide Foschi cosa sta facendo sul viaggio. E preparatevi a mostre importanti sul viaggio. Ci sarà un modo di rivedere il viaggio nell'arte contemporanea in maniera totalmente diversa di come l'hanno fatto altri artisti contemporanei. Tanto hanno avuto il senso del viaggio, ma Davide va in profondità. Il maestro Foschi, partendo dal tema del viaggio, fa degli ingrandimenti fino a vedere gli singoli personaggi una metafora della nostra esistenza in questo viaggio. Futurista? No, assolutamente no, il futurismo non c'entra niente. Si tratta di trovare l'esatto equilibrio fra quella che è il dinamismo dell'immagine e l'impressione che può lasciare nell'animo. Una percezione che diventa realtà e diventa opera d'arte quando quel movimento viene percepito non solo dai nostri occhi, ma dal nostro cuore. E passa e valica quella sottile linea di confine fra il corpo, fra i sensi, direbbe la filosofia, fra i sensi in realtà e il nostro essere più profondo, che possiamo chiamare spirito. Quindi una tecnica veramente originale. Ecco perché Davide Foschi è un caposcuola, sia della tecnica, sia del metateismo, un movimento nato da poco, ma rivoluzionario. Quindi l'andare al di là di ciò che è la spiritualità, in realtà, per riscoprire l'uomo e per riscoprire la spiritualità dentro se stessi. Grazie Luca. Io volevo ringraziare Luca Filippone per questa splendida organizzazione che sta rendendo Spoleto una meta artistica e una casa per l'arte sempre più importante, sempre più visibile. Il lavoro comunicativo formidabile. Le sedi sono sedi di quelle che possono permettere a un artista di manifestarsi. C'è bisogno del giusto contesto per manifestare le proprie capacità e la propria arte. E credo che questa rassegna sia un mezzo perfetto per raggiungere questo obiettivo che è fondamentale. Volevo ringraziare chiaramente Gianmarco Puntelli, la cura di questa mostra, l'attenzione che ci abbiamo messo, tutto il lavoro che abbiamo, credo che possa soddisfarci. Soprattutto ritenere che questo non è un risultato raggiunto, ma è semplicemente un germe che andrà ingrandendosi sempre di più, mi auguro. Quindi vederlo proprio come un modo per partire per una nuova tappa di un altro viaggio che ci porterà chissà dove. Aspettiamo a vederlo. E l'arte è nata in questa direzione. L'arte è nata con l'uomo primitivo che riempiva le proprie caverne, quindi le proprie abitazioni, con simboli magici, nel senso di onore agli dèi, onore alla vita, onore anche alla preda animale che veniva uccisa, veniva sacrificata. Il senso del sacro è stato l'inizio del percorso artistico umano e non credo che si possa fare arte senza riscoprire il senso del sacro che è in noi. È un atto, da una parte può essere letto come un atto provocatorio, un atto semplicemente per mettere in mostra un'opera. Bellissima. Bene Davide, siamo un applauso e ben contenti di chiudere questa rassegna, quindi queste personali dello Spoleto International Fair con te, perché come diceva il direttore artistico, questi artisti che chiudono questa rassegna lasciano un po' un segno, danno un simbolo che è di chiusura e poi di riapertura della prossima stagione. E quindi se abbiamo visto gli altri aspetti per gli altri artisti con te, mi sembra proprio di approfondire questo discorso della spiritualità e il senso dell'approfondimento.